È stata messa la tagliola perché noi ovviamente avevamo iniziato a fare costruzionismo anche su questo decreto, si era molto vicini alla scadenza perché il decreto era stato 45 giorni in Senato. Voi sapete che un decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni da quando è stato portato in Consiglio dei Ministri. Era stato 45 giorni in Senato e ovviamente non c'era più tempo per modificarlo, mandarlo al Senato e per riapprovarlo così com'era. Quindi appunto noi ci siamo messi a fare il costruzionismo, la Boldrini ha deciso per la prima volta nella storia di applicare questo strumento, la tagliola. La tagliola non è uno strumento previsto dal regolamento della Camera, questo non viene mai detto in TV, è stata una libera decisione sua, cioè non è scritto da nessuna parte che lei ha questo potere di applicare questo blocco della discussione parlamentare. Liberamente lei ha deciso che non si doveva più parlare, però questo non è un potere che lei ha perché non è previsto dal regolamento, lei può fare solo quello che è previsto dal regolamento. Questo è uno strumento che invece è previsto dal regolamento del Senato, però il Senato funziona diversamente, ha regole completamente diverse, un regolamento diverso. La Boldrini non poteva fare questa azione, mettere la tagliola. Appunto, con la tagliola ha praticamente tagliato tutta la discussione e ha mandato subito al voto il decreto. Ancora più grave risultano poi le dichiarazioni che ha fatto qualche giorno dopo la Boldrini, a che tempo che fa, perché ha detto che lei non aveva nessuna lei, il suo compito è quello di far passare i decreti, ma non è vero, perché il governo deve capire come organizzare al meglio i tempi per la conversione dei decreti legge. Se il governo non è in grado di far rispettare 60 giorni per la conversione dei decreti legge, sono cavoli suoi, fa decadere il decreto oppure lo ritira e poi lo ripresenta, cioè c'è sempre la possibilità di presentarlo, non muore nessuno, non c'è nessun motivo per tagliare tutti gli strumenti che hanno a disposizione le opposizioni per far valere un po' dei loro diritti in Parlamento, anche perché in questo modo, applicando questi sistemi, significa che in Parlamento vincerà sempre la maggioranza e solo la maggioranza, e le minoranze non potranno mai fare nulla. Questo è quello che ha significato applicare questo strumento. Oltretutto appunto avevamo inscenato quella protesta pacifica che appunto sostanzialmente è stata di scendere dai nostri posti e andare a sederci sui banchi del governo con un bavaglio sulla bocca, cioè non c'era niente di male, tra l'altro con le mani alzate, perché se vedete i video eravamo tutti con le mani alzate. Fatto sta che poi si è creato un disastro infinito perché avevano chiamato tutti i commessi, avevano questo questore molto educato, ha addirittura appunto picchiato e spintonato più volte una nostra deputata, insomma si è creato il caos, però appunto noi eravamo scesi con mani alzate e bavaglio, non abbiamo fatto atti di violenza, a parte la mia collega che, siccome il commesso gli aveva la mia collega tra l'altro veneta che il commesso gli aveva tenuto le mani e lei gli ha dato un morso perché di istinto gli aveva dato un morso, ma insomma non nulla di grave, e per questo ci siamo guadagnati quei bei giorni di sospensione che avete visto in TV. Appunto la protesta, l'idea era appunto quello di far arrivare proprio ai cittadini il fatto che si stava mettendo il bavaglio alle opposizioni, che le opposizioni non avevano più nessun da lì in poi, perché si è creato un precedente pericolosissimo con l'applicazione a tagliola, da lì in poi le opposizioni non hanno più modo di far valere i propri diritti in Parlamento. Ovviamente anche qui i silenzi del Capo dello Stato e Presidente della Repubblica sono allucinanti, perché appunto lui dovrebbe essere il garante della Costituzione, invece firma e fa passare questi decreti incostituzionali. Ma badate bene che non serve un genio per sapere che questi decreti sono incostituzionali, perché ogni decreto è accompagnato da una scheda di lettura elaborata dal Servizio Studi della Camera, e lì c'è scritto tutti i profili, quando non ci sono coperture, quando il decreto è incostituzionale. Quindi non è che noi siamo dei geni che diciamo che non ci sono le coperture, che è incostituzionale perché ce le inventiamo noi, ma perché
cioè sono proprio i servizi studi, cioè ci portano la scheda di lettura del decreto dove c'è scritto che questo decreto incostituzionale e queste sono le coperture, e questi continuano a fare decreti incostituzionali e decreti che non hanno le coperture. Se vogliamo andare avanti così, appunto, Napolitano è stato poi il padre di tutte le larghe intese, perché ci ha provato prima col governo Prodi, lo ha fatto poi nel 2011 quando ha prenotato Monti con cinque mesi prima della caduta del governo, con 5 mesi prima appunto di far cadere il governo Berlusconi, e poi l'ha fatto appunto con Letta e oggi con Renzi, quindi ha nominato ben 3 presidenti del Consiglio di sua scelta. E poi ha scelto anche i ministri di questi presidenti del Consiglio, perché lui ha le sue preferenze e le impone ai presidenti del Consiglio che sceglie, come ad esempio è successo con la nomina che voleva fare Renzi al ministro della giustizia del magistrato Nicola Gratteri, che però non è andata a buon fine perché Napolitano gli ha detto che non era proprio il caso di nominare un magistrato onesto come ministro della giustizia. Allora ci abbiamo Orlando, che già abbiamo provato ad averlo un ministro dell'ambiente, abbiamo visto quanto è efficiente e preparato in materia. Allora abbiamo messo ministro della giustizia. Vabbè, un altro esempio lampante di decreto omnibus e assolutamente non da fare è stato lo decreto svuota carceri. L'articolo incriminato del decreto svuota carceri era l'articolo 4, che però ha sempre, a causa della decretazione d'urgenza, praticamente i colleghi della commissione giustizia, non i nostri, proprio i colleghi degli altri partiti della commissione giustizia, non si erano accorti di un problemino, cioè che questo decreto dalla data in cui, sapete che i decreti sono immediatamente eseguibili quando vengono fatti al Consiglio dei Ministri, sono subito, i loro effetti si realizzano subito, poi appunto se non vengono convertiti entro 60 giorni i loro effetti decadono anche retroattivamente, esatto. Cosa non si erano accorti? Praticamente dalla data del 23 dicembre, data in cui era stato approvato in Consiglio dei Ministri, fino alla data del 6 febbraio, data in cui è stato convertito, con modifiche, grazie al Movimento 5 Stelle che se ne è accorto, questo decreto ha permesso di uscire dalle carceri qualsiasi tipo di delinquente, che siano assassini, stupratori, mafiosi, qualsiasi tipo di delinquente ha potuto uscire, perché si erano dimenticati di mettere una piccola clausola che prevedesse che per certi tipi di reati, magari più gravi, questi delinquenti non potessero uscire dal carcere. Di questo si è accorto per primo il Movimento 5 Stelle, quando già pochi giorni dopo il Consiglio dei Ministri in cui era stato fatto questo decreto legge, aveva denunciato sul blog questo scandalo, anche appoggiato poi dal PM Sebastiano Ardita, che aveva cominciato anche lui a denunciare questa cosa, da ragione a noi. Così che il Movimento 5 Stelle l'ha denunciato anche in commissione quando è arrivato questo